Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo nei giardini del centro studi di Lipari. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, e Marcello Sorge, che gioca in casa, opinionista della Stampa di Torino. Direttore, se me lo permette, una domanda. Anche del TG1, se per questo. E allora, Marcello, e allora. Parliamo di Paolo Mieli, possiamo dire uno dei più grandi giornalisti italiani? Uno dei più grandi giornalisti e anche un grande storico, cioè che ha proseguito la lezione di De Felice, che è stato fra i maggiori storici italiani. Cioè, Paolo è l'iniziatore di una rinnovata lettura della storia contemporanea, che ci ha aperto gli occhi sul passato recente, e penso che averlo qui stasera a parlare dei Ciano, Edda e Galeazzo sia un'occasione unica per conoscere il pezzo delle radici, quello che sta prima, la storia che invece tutti conosciamo qui a Lipari. Direttore, torna sempre ben volentieri alle Olie, perché insomma sì. Già diverse volte, no? Ma in particolare a Lipari e in compagnia di Marcello Sorge, perché lui ha scritto un importante libro da cui è stato tratto un importante film televisivo sulla vicenda di Edda Ciano a Lipari, del suo amore con il comunista Bongiorno, ma non solo di questo, di quello che significò questa storia del 1945, per cui per l'occasione si può dire che è uno storico anche Marcello Sorgi. E oggi siamo liparocentrici, nel senso che è un nostro omaggio dovuto all'isola di Lipari, per cui è passato un pezzo non marginale della nostra storia. Ma tra i viaggi in barca fatti qui alle Olie, quale ha preferito? Quello di oggi, per esempio, con Marcello, o quello con Diego Della Valle e Montezemolo? Oggi non ho viaggiato con Marcello perché dobbiamo fare una vacanza insieme io e lui da soli domani, e siccome oggi aveva la famiglia, gli amici, allora ho avuto una falsa notizia. E allora no, ho scelto un'altra imbarcazione più modesta di quella di Marcello Sorgi, però importante storicamente, perché sono stato accompagnato da Raffaele Rannucci sullo Stagerrak, che è stato il vascello di Hitler, e quindi in tema, per ispirarmi, sono venuto su una nave, insomma su una barca, che ha avuto una grande importanza nella storia. E domani, dopo aver dato a Lipari quel che è dovuto, domani mi dedico alla mia amicizia con Marcello Sorgi, che è trentennale, e ci riposiamo dopo aver fatto questo intervento. Politica, Salvini e Di Maio, dove ci porteranno? Ma innanzitutto io sono convinto che dureranno, nel senso che è un incontro complicato, ma del resto era complicato anche nel 94 quello fra Berlusconi, Fini, la Lega, e anzi ebbe un inciampo all'inizio non male. Vi ricorderete tutti che alla fine del 94 quell'accordo saltò per aria. Però oggi sono convinto che dureranno non tanto, non soltanto per l'affinità fra i loro due elettorati, quanto per la mancanza di alternative. Io all'idea che Salvini torni nelle braccia di Berlusconi non ci credo, e che all'idea che 5 Stelle vadano nelle braccia del PD, il quale peraltro stenta a prendere forma, rinvia continuamente le decisioni, il congresso, non ci credo ugualmente. Quindi, o dura questo governo o si salta per aria, e siccome quelli hanno in mano il governo, penso che poi litigheranno, ma si metteranno d'accordo. Direttore, quel titolo a 9 colonne del 94 su Berlusconi a proposito dell'avviso di garanzia, oggi l'avrebbe rifatto? Lei mi vuole mettere in imbarazzo, guardi, è un bel tipo. Avevamo detto parliamo di Lipari, io la conosco. E sono stato un suo corrispondente pure al Corriere. Ma è un birichino, e quindi... Guardi, nelle condizioni del 94 lo rifarei, perché noi avevamo quella notizia che Berlusconi era indagato, quindi lo rifarei. Però passati 24 anni non posso non riconoscere che per quella vicenda Berlusconi è stato assolto, e quindi
lo rifarei, ma non mi piace vivere in un paese in cui si può dare una gomitata a un governo. Io sono sempre stato un elettore del centro-sinistra e quindi avversario, diciamo così, di Berlusconi, però non mi piace un paese dove si gioca coi colpi bassi e si dà un colpo esiziale a un governo, tra l'altro per un processo che in fase istruttoria è andata a carte 48, adesso non mi ricordo bene, o in fase istruttoria o subito dopo. Quel processo, Berlusconi poi è stato condannato ma per altre vicende, quello per cui io pubblicai l'avviso di garanzia, devo avere l'onestà di riconoscere, è un processo che non si è risolto contro Berlusconi. A proposito sempre di domande scomode, poi Berlusconi nel suo secondo round al Corriere disse ci sono alcuni direttori che dovrebbero cambiare mestiere. Vabbè, non vero proprio, vabbè comunque. Però voglio dire, fu decisivo perché... alla fine per il suo defenestramento al Corriere oppure no? Penso di sì, adesso non voglio essere ipocrita, avendo riconosciuto a Berlusconi che quel titolo era un titolo che rappresentava una vicenda per cui fu assolto, penso che quando disse non solo di me ma anche del direttore della stampa che dovevamo cambiare mestiere, poi abbiamo cambiato mestiere tutti e due, allora uno può essere un caso, due no, però le voglio dire che ci sta tutta, nel senso che quando uno dobbiamo anche prendere coraggio e dire che se uno fa il giornalista in modo aggressivo e dice le cose come stanno, poi deve prepararsi anche a pagare un prezzo e non muore nessuno, pagare un prezzo, lasciare la direzione di un giornale, tutti prima o poi lasciano la direzione di un giornale, uno fa altre cose. Marcello Sorgi scrive dei libri bellissimi, non solo questo qua sull'Ipari a Daciano, io come avete ricordato faccio altre cose, mi occupo di biostoria, lo storico di Rai 3, e non muore nessuno, quindi ci sta. Non sono pentito di essere stato talvolta aggressivo e così non mi sono buttato nel fosso quando Berlusconi ha chiesto la mia defenestrazione. Ma la carta stampata ha ancora un futuro, ormai è surclassata da internet? No, io penso che la carta stampata abbia ancora un futuro, ma in una versione light, cioè piccoli giornali di opinione che avranno dei lettori che andranno all'edicola e pagheranno un obolo, quasi l'iscrizione a un club per leggere quei giornali. La carta stampata come è stata nella stagione ultima mia di Sorgi, quella credo che non ci sarà mai più. Però attenzione, perché la carta stampata ancora oggi crea autorevolezza, il mondo di internet non la crea, è un mondo rapido che si autodivora, dove c'è di tutto, ma non c'è un... mentre conosco molti opinionisti ancora forti della carta stampata che vengono invitati ovunque, anche qui stasera, e non, insomma, di internet, del web ce ne sono pochi, quindi la carta stampata crea ancora, ha ancora un suo peso. Bene, intanto grazie al direttore. Marcello, sei d'accordo su questa tesi per quanto riguarda il futuro della carta stampata? Come dire, purtroppo sì, nel senso che ci piacerebbe molto di più che potesse continuare quella che si è conclusa, però poi bisogna prendere atto che il mondo è cambiato, insomma. Ma sono d'accordo su tutto, sia sul futuro della carta stampata, sia sul presente di internet. E domani dove lo porterai? E domani vediamo, sai, noi che andiamo per mare guardiamo sempre il tempo prima di muoverci. Appunto, non porta bene, fra l'altro. Bene, ringraziamo il direttore Paolo Mieli e anche il direttore, l'ex direttore della stampa di Torino, Marcello Sorgi. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliari, grazie anche a voi, arrivederci. Grazie.